Juventus Stadium di Torino. Io sono Fabio Caressa e qui con me c'è Luca Marchegiani. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Adebayor, un giocatore che basa il suo gioco sulle sue qualità fisiche. Ma non dimentichiamoci che... E c'è il gol della Juve! Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo, e infatti sono stati puniti. La difesa gli ha senza dubbio reso la vita facile. Non so se sia stato un problema di concentrazione o di comunicazione, ma non l'hanno chiuso bene e lui non ha perdonato. E la partita inizia alla grande, subito gol. Dybala prova la giocata nello spazio. Non può sbagliare. E c'è la rete. Sembrano avere il totale controllo della gara. E si è inventato una conclusione violentissima. Grande coordinazione e potenza. Davvero un capolavoro. 2-0 dunque. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Scivolata. Ottiene un buon calcio di punizione. La mette in avanti. Prova la soluzione in profondità. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Il pallone lo stanno facendo girare bene, sono in attesa dell'occasione giusta per cogliere di sorpresa gli avversari. Lungo passaggio in avanti. Vuole il lancio filtrante. Christian Eriksen. C'è Adebayor. Adebayor la gioca a sinistra. Può calciare la rete. Ci prova. Tiro da dimenticare. C'era quasi, ma poi qualcosa è andato storto. Chiellini. Daniel Alves. Palla profonda a cercare lo spazio. Tocco preciso. Prova a superare il portiere e c'è ancora un gol. Un 1-2 veramente da KO. Il colpo sotto. Ha sorpreso anche me con questa soluzione. Il portiere è rimasto ipnotizzato. 3-0 dunque. Vertonghen. Paulinho. Kabul. Ancora 2 minuti per le speranze delle due squadre. Le squadre lottano per il possesso del pallone. Primo tempo che si conclude dunque qui. 3-0 alla fine del primo tempo, per cui partita a senso unico. Vedremo se sapranno tenere nel secondo tempo. Si riparte per il secondo. Vuole la profondità. Momento un po' concitato della partita, le squadre non riescono a mantenere il possesso della palla, un po' di disordine. Pericolo. Paulinho. Pogba. Cerca ancora una palla profonda. Cerca il tiro. Stagnato al centro dell'area. Spazza il pallone. Daniel Alves la mette in mezzo. Cross allontanato, niente di fatto. Paulinho cerca la profondità.
Kabul. Christian Eriksen. Paulinho. Ancora fuori dall'area. Cerca spazio. Può concludere. Non è stata una parata perfetta, ma se l'è cavata. Paulinho. Adebayor. E siamo al 30° del secondo tempo. Ha spazio sulla fascia. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Prova il cross tagliato. Allontana. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Prova il passaggio lungo, la giocata però non riesce. Kabul. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Pogba cerca un compagno da servire. Ecco il tiro. Grande riflesso del portiere, il tiro era potente. Il portiere è arrivato sulla palla e se l'è messa alle spalle, ora si siamo a calcio d'angolo. E il portiere non la manda certo a dire ai suoi compagni di reparto in difesa. Beh, ha tutte le ragioni per essere arrabbiato. La difesa si è fatta trovare impreparata. Aveva spazio davanti alla porta, grande occasione fallita. La Juventus ha sprecato una grande occasione. Paulinho. Ecco la lavagna luminosa. 4 minuti di recupero. Riceve il passaggio. Kwadwo Asamoah. C'è ancora un lancio lungo e profondo. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Attenzione! Prova il tiro. Poteva essere il poker, il quarto gol. Khedira, pronto dalla bandierina. Gran colpo di testa. Attenzione alla respinta. Altra chance. Ottimo disimpegno, fondamentale. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una vittoria ottenuta con tutte le caratteristiche giuste. Intensità, qualità offensiva, concentrazione.